esordio è una cosa bellissima, anche perché non ero mai stato in uno stadio così, con una curva così piena. È stato veramente bello, un'emozione grandissima. E entrare a partita in corso, io mentre mi scaldavo aspettavo solo quello, non vedevo l'ora, quindi ero molto contento, ho cercato di dare il massimo. Arrivare alla Samp in un club così storico e entrare subito alla prima partita in cui ero disponibile, anche perché avevo fatto solo 3 allenamenti, è stato veramente molto bello, ho detto un'emozione indescrivibile. E comunque sono pochi giorni che sono qua, però in questi pochi giorni ho capito quello che vuole fare questa società, questa squadra. C'è un'aria veramente molto bella, mi trovo bene, mi sono trovato bene dall'inizio e spero che si continui di questo passo e che vada tutto bene. Da quando ero piccolo, subito il primo anno in cui ho iniziato a giocare, mi ero messo portiere. Non so perché avevo questa idea di fare il portiere, ma e non ero nemmeno male. È durata un anno e mi sono messo in attacco, ero alla Lucchese. Ho fatto uno o due anni, belle stagioni da attaccante, dopodiché mi ha comprato la Fiorentina e appena sono arrivato alla Fiorentina mi hanno messo a centrocampo. Ho fatto, non so, 5-6 anni da centrocampista, arrivati in Under 15 e mi hanno spostato in difesa e devo dire inizialmente non l'avevo presa bene, era un po'... è stato un po' difficile, però piano piano quando mi sono adeguato poi effettivamente dico che un po' forse ci avevano visto e forse è il mio ruolo. E da lì poi ho sempre continuato da difensore fino ad ora. Allora, sono un difensore che cerca di partire con la costruzione dal basso e penso di non essere nemmeno un giocatore molto falloso, abbastanza pulito, però quando serve comunque, se devo dare qualche calcio lo do. L'esperienza al Mondiale Under 20 è stata un'avventura bellissima, siamo arrivati fino in fondo, purtroppo non siamo riusciti a vincere, però comunque rimane un ricordo indelebile. Questa stagione io sono qua, cerco di dare il massimo, aiutare appieno la squadra e speriamo magari di riuscire anche a ritornare in Serie A, che sarebbe una cosa importantissima e dove questo club dovrebbe stare.